Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Andrea The Gamer, saluto tutti quanti, saluto tutti i miei iscritti, le mie iscritte, i ragazzi del gruppo di Telegram, i ragazzi del gruppo di WhatsApp, tutti, scusa nessuno, tutti i ragazzi mi dicono mi saluti nel prossimo video, eccetera. Saluto Emod, saluto Zenny, saluto tutti i ragazzi che mi dicono mi saluti. Quando dico ragazzi saluto tutti, vuol dire che saluto tutti quanti, scusa nessuno. E mando un bacio regale, grazie per seguirmi sempre, grazie a chi mette non mi piace, è un bel vaffanculo. E volevo farvi vedere niente, questo bell'acquistone, diciamo tra virgolette regalone. Allora, partiamo subito con... Siamo andati a far parte della community del Trono di Spade, gioco di carte. Questi qui servono per tenere i token, i soldini, i token delle casate. Poi partiamo con le prime 6 espansioni, mancano 4, con il Trono di Spade attraverso i 7 regni. Vedete? Così. Ta-tam, sono così i bisterini. Niente di che. Sono dentro le carte, ci sono dentro un bel po' di carte, 60 più 20 carte. Il trono di spade, non esistono terre di nessuno. Metti qua. Questi sono i capitoli, perché sì, sono fighissimi. Poi c'è prendere il nero, un altro start pack col corvetto. Questi sono solo gli start pack, eh. Poi c'è la strada per il grande inverno. Fighissimo il cavaliere sopra. Adesso questo qua è un gioco che si gioca, si scelgono le casate. Mi pare io farò quella dei draghi. Karma sul continente occidentale. Bellissimo. L'abbiamo provato, ci è piaciuto e Babbo Natale è stato carino e gentile. Famiglia e onore. Molto molto bello, poi li apriamo, ce ne mancano 4, devono arrivare. Poi ho preso questo direttamente da 360 per contenerli tutti neri, perché lato scuro. Poi abbiamo preso le due espansioncione così, una si chiama Leone di Castel Granito, un'espansione del start set, quello grande, e contiene anche questo qua un botto di carte, 156 carte, mette dietro, sono così, le carte sono così, sono fighissime, le illustrazioni sono bellissime. Altre illustrazioni sono molto belle. Poi un gioco molto economico, non escono lupi del nord, abbiamo preso tutto ciò che è uscito, ci mancano solo con l'anno nuovo, le altre 4 espansioni, vedete, Lupi del Nord con altre carte dentro. Le situazioni sono davvero fantastiche. Vedete, quindi sono, perché Trono di Spade può fare combattimento, questi simboli che vedete, rosso, blu, poi c'è il verde. Potete combattere su tre tipologie. Lo metti a fuoco? Sì. Ti piace la carta? E dai. Guarda quanto carino, guarda quanto carino.
Sono gli intrighi, come gioco, cioè come gioco, come film, scusate. E poi bisogna avere tre per iniziare Star Set, perché loro ne mettono solo uno, ne abbiamo presi tre. Sono uguali, vedete, tre. All'inizio ci sono dentro un botto di carte, ci sono 6 carte titolo, 8 carte fazione, poi ci sono 8 fazioni, ragazzi, eh? Poi ci sono 28 carte trama, sono le trame da giocare perché dovete decidere le trame. Ci sono 192 carte giocatore, 30 monete d'oro, 30 gettoni potere, 10 segnati di influenza, un segno primo giocatore, un manuale di gioco e un compendio delle regole. Questa è la scatola base. Ecco tutto ciò che troverete dentro la scatola base. Spero che si veda. E qua c'è il trono di spade. Ecco qua, ragazzi. Questo era il gioco di carte, il trono di spade. Ho provato, ci è piaciuto e abbiamo deciso di acquistarlo. Un gioco abbordabile a tutti. Se vi piace il trono di spade. Anche perché questi qua sono abbordabilissimi, costano una stupidata. Escono uno al mese, mi pare, uno ogni tanto. Quelli grossi ogni 2 o 3 mesi, mi pare. Ed è molto bello perché c'è intrigo, ci sono tre combattimenti, intrigo, poi la spada è, mi pare. Adesso mi ricordo bene, c'è tre attacchi puoi fare, o quattro. È una figata pazzesca per quello, perché puoi decidere, poi c'è la strategia, non è facile, prendi attacchi, tutta una strategia sotto da fare, dipende da quello che giochi, poi la casata da scegliere, una figata pazzesca. Io ve lo consiglio, però prima provatelo, perché magari a voi non piace, non mi andare a comprare. E niente ragazzi, io vi saluto col prossimo unboxing che spero che arrivi giovedì o venerdì, che sarà tutto la metà del materiale dell'assalto imperiale. Io vi saluto, vi ringrazio di cuore, saluto tutti quanti e faccio ancora gli auguri a tutti quanti ragazzi. Spero che avete ricevuto tutto quello che avete voluto. E state tutti contenti e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Io ringrazio di cuore i ragazzi che continuano sempre a commentare, che continuano ad essere sempre presenti, che continuano ad essere veramente sempre vicini, essere attivi, essere veramente carini, gentili, intelligenti e non agli esseri soprattutto a Angel Dark, scusate, Dark Angel, le parole che ha detto sotto un mio video, perché è un ragazzo molto intelligente, perché è molto 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 intelligente, cioè veramente. Saluto anche Diego di Cose Cinesi, andate a vedere se siete appassionati di droni, perché è veramente spettacolare come spiega lui i droni e tutto quanto. Andate a vedere anche il canale di Angel Dark, che è un ragazzo molto intelligente, quello che dice molto sensato nonostante l'età, che ci sono ragazzi molto che non sono i miei minchia, ma sono veramente ragazzi, anzi adulti che hanno un intelletto inferiore, che si divertono a mettere il non mi piace, per così, per divertimento. L'intelletto umano a volte si scriva. Divertite, mettetelo, la vostra vita è completa così. Cioè, vi annoiate, siete così, la vostra vita è monotona. Cioè, se mettete il non mi piace, poi la vostra vita è completa, mettetelo, cioè, chi se ne frega, cioè, noi andiamo avanti lo stesso, eh.
cioè, chi se ne frega, cioè, di voi, ce ne frega un cazzo. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. E niente, ragazzi, bello a tutti. A gennaio un bel si riprende con tanti bei gameplay su PC. E poi noi vediamo l'ora di marzo che esce questa bella Nintendo Switch. E niente, ragazzi, poi si nerda su PC e su giochi scatola e su Switch. Tanti bei gameplay su Switch, su PC, tanti bei giochetti, no? Più di 200 di giochi su PC. E poi prenderemo anche Resident Evil 7 per PC. E poi dovrò fare altri recuperi per PC. E niente, raga, ci vediamo alla prossima. E niente, raga, ho fatto devo allenarmi una martedì prossimo, però. Ah, sì, volevo far vedere che l'ho montato, che allora è. Altro qua. Guardate che figata. Pam! Bellissimo. Adesso sto vedendo le action figure. Tanto l'avete visto su Facebook. Perché devo fare spazio. Una parte lo farò di Kylo Ren. Una parte lo farò di Deadpool. E le action figure non mi servono più. Anche perché non prendo più le collector di questo genere, insomma, di niente, ragazzi, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Saluto tutti quanti, un bacione, ciao belli e grazie.